Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come. Ieri Alvin si è diretto verso la spiaggia dove soggiornano gli ultimi concorrenti rimasti all'Isola dei Famosi 2023 per riferirgli della scomparsa di Silvio Berlusconi, morto lo scorso lunedì mattina all'età di 86 anni, e della conseguente posticipazione della semifinale. Le loro reazioni? Elena Presté scrollata in lacrime. Inizialmente l'inviato dell'Isola dei Famosi 2023 si era limitato a riferire al pubblico di aver riportato il tutto ai naufraghi e solamente adesso si è scoperto quali sono state le reazioni dei concorrenti. Di sicuro sono rimasti tutti sorpresi e dispiaciuti. Ma nessuno come Elena Presté, che ha fatto nuovamente discutere. Isola dei Famosi, le lacrime di Elena e il sospetto di tutti. Qualsiasi cosa faccia, genera una polemica. Elena Presté non sarà la prima e nemmeno l'ultima a fare delle critiche e delle discussioni il proprio percorso in un reality come l'Isola dei Famosi 2023. Un punto di forza, al contrario di quanto si possa pensare. Fatto sta che quando Alvin è sbarcato sulla playa, tutti si sono preoccupati vedendolo in volto. Puntate fa, lei aveva domandato come stesse Silvio Berlusconi. Tutti i protagonisti della 17ª edizione hanno speso parole di rispetto e dispiacere per il cavaliere e padre fondatore di Mediaset. Io volevo conoscerlo, è poi intervenuta sopra il resto del cast che già la tollera a fatica, scoppiando in un pianto disperato e per molti esagerato. Ma vi sembra normale? Dai, penosa, si approfitta di un lutto per intenerire, per favore, poi dice che non è raccomandata però è stata l'unica a chiedere della salute di Silvio, tempo fa, raga ormai è chiaro, è raccomandata, online. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.